Siamo di fronte a uno dei padiglioni dell'ospedale di Mirandola. L'ospedale è stato evacuato. Il danno che si vede qui dall'esterno è un danno non strutturale, ma non per questo meno importante. Se diamo un'occhiata a come è stato realizzato questo edificio, si vede praticamente che il paramento esterno era un muro alto 9 metri, quindi tutti e tre i piani dell'edificio, e probabilmente per ragioni di coibentazione o anche per un fatto estetico era stato pensato con questo paramento esterno del muro, che vedete non è appoggiato sulle travi ai vari piani. Quindi mentre la parte interna della coibentazione, della tamponatura, è rimasta appoggiata sulle travi, la parte esterna non era praticamente appoggiata a nulla e quindi, come vedete, è caduta sulla strada fra i due padiglioni ospedalieri. Quindi si vede bene che anche se l'edificio rimane strutturalmente integro, la perdita di parti non strutturali e il loro crollo può provocare guai veramente seri. Pensate a quelli che dicono: se c'è il terremoto scappo. Se quell'uscita di sicurezza fosse stata la via scelta da qualcuno per uscire da questo edificio, che come vedete sugli elementi portanti, travi e pilastri non ha evidenti lesioni, ma che ha causato questo crollo di questo muro di 9 metri, vedete nella parte più lontana proprio si è completamente staccato dal paramento interno.